Seconda puntata del nostro viaggio alla scoperta del verde pubblico del comune di Udine. Dopo aver parlato dei problemi generali e di gestione, scendiamo più nel dettaglio di quello che è il territorio. Assessore Comunale Croattini. Eh, dopo aver parlato in generale della gestione del verde pubblico iniziamo un'analisi delle aree. Parliamo innanzitutto delle aree verdi in cui opera il Comune. Allora, per aree verdi in senso stretto noi intendiamo quelle aree presenti in tutto il territorio comunale, dal centro alla periferia, dedicate alla ricreazione dei cittadini. Eh, hanno un'importanza eh, chiaramente anche di tipo eh, ambientale eh, come appunto, isola verde. All'interno di quartieri molto urbanizzati, penso in particolare al centro storico, ma hanno un'area, una valenza soprattutto ricreativa. In queste aree noi cerchiamo di realizzare eh, giochi per bambini, eh, spazi anche per eh, attività eh, sportive tipo campi di, di palacanestro, aree per eh, il, eh, il pattinaggio. Eh, Piccoli campi di, di calcio, meglio aree per eh, poter praticare in libertà, eh, non tanto eh, lo sport calcio, quanto quattro tiri in, in libertà appunto tra, eh, vicini, tra vicini di casa. Eh, abbiamo realizzato alcune aree verdi in questi anni, ne abbiamo in, in, eh, in bilancio ancora due, una in centro, quella in via eh, Bertaldia, via Manzini e una nella zona di, eh, di Santo Svaldo. Eh, L'obiettivo è appunto di permettere a tutti di poter raggiungere in eh, dieci minuti un'area dove portare eh, i propri figli dove, oppure dove mettersi eh, d'estate seduti a leggere con eh, tranquillità un libro. Доктор Андреа Мароя. Parliamo ora del più grande tra i parchi che ci sono a Udine, quello del Cormor. Qual è l'impegno che c'è nella gestione di questo parco? Diciamo che il parco del Cormor copre quasi 200 ettari e sta continuando la realizzazione di questo parco eh, con l'ulteriore quarto lotto, tanto da arrivare praticamente da eh, Martignacco fino a Viale Venezia e creando un, un unico intero grande parco. L abbiamo eh, iniziato ancora nel 2004 una gestione più naturalistica del parco, soprattutto del primo lotto, quello più conosciuto da tutti i cittadini, eh, salvaguardando in particolare i prati stabili assieme all'università, all alla facoltà di agraria, è stato avviato un progetto appunto di eh, manutenzione, di gestione dei prati stabili a basso impatto anche sia economico sia manutentivo, per cui gli sfalci vengono, vengono ridotti eh, ma anche ridotti in maniera diciamo ornamentale, quindi gestendo il il prato in maniera tale che si possa riconoscere quelle che sono le essenze floristiche più importanti, ma anche vedere ad esempio le, le bale di fieno eh, che vengono lasciate poi in sito, proprio anche per vedere quella che è la manutenzione effettiva poi eh, del, del parco. Per cui ci sono aree a tappeto ornamentale che possono essere eh, sfruttate, usufruite appunto dagli utenti, altre a prato ornamentale. Più da, da visitare e altre tenute proprio a prato, a prato stabile, anche da foraggio, che vengono invece utilizzate proprio come solo manutenzione e sfalcio un paio di volte all'anno. Il Parco del Colmore è un centro in cui si svolgono molte attività, soprattutto per i giovani, questo crea dei problemi nella gestione poi del verde, ci sono danni, cose così. Eh, diciamo che ce n'è forse meno che in altre parti della città, eh, l'unica cosa appunto è eh, riuscire a fare una manutenzione oculata, eh, c'è eh, in essere una gestione proprio effettiva del parco, per cui anche lì abbiamo una cooperativa che gestisce il parco praticamente 24 ore su 24 e quindi non abbiamo effettivamente avuto grandi problematiche. Parliamo a questo punto dei giardini storici, di che cosa si tratta e quali sono? Beh, i giardini storici ce ne sono una decina nel comune di Udine, eh, sono essenzialmente quelli che hanno eh, più di, eh, diciamo che per statuto dovrebbero essere quelli che hanno più di 50 anni d'età, eh, per cui i più importanti sono il Ricasoli, il Parco del Castello, Fortuna, quelli anche più conosciuti, e eh, vengono gestiti proprio come giardini storici con particolare attenzione a quello che è sia la manutenzione degli alberi, che ormai sono degli esemplari anche plurisecolari, e con particolare attenzione anche a quello che è il verde ornamentale, quindi le aiuole e quindi con una, un, un grande impegno manutentivo e. Sono essenzialmente dei parchi visitabili, quindi non usati per il diletto diciamo, dei cittadini, quindi non, non ci sono giochi, non ci sono eh, possibilità, però ci sono le panchine per riposarsi, rilassarsi e vedere appunto quelle che sono poi le piante e come era strutturato questo giardino ancora agli inizi del Novecento. Un altro punto importante sono i vivai. Ecco, I vivai comunali a questo punto non sono tanto vivai da produzione, ma sono vivai da ehm, mantenimento di piante ornamentali che usiamo per eh, addobbi, per allestimenti e anche per eh, particolari occasioni. Nel vivai, inoltre, è appena partita un'importante operazione che è quella del, dell'orto didattico in cui vengono coinvolte moltissime scuole e proprio i ragazzi delle elementari e delle medie vengono a. Creare quello che è un, un vero e proprio orto all'interno del, del vivaio, con, utilizzando appunto le strutture del vivaio e nello stesso momento apprendendo quelle che sono appunto le, le tecniche più, più semplici, però eh, mettendo proprio le mani eh, nella terra e creando quello che è un vero e proprio orto. Valentino Filippin, capogiardiniere di Udine, qual è il suo ruolo all'interno della gestione del verde pubblico comunale? Bene, io sono il curatore dei giardini della città. Oltre ai giardini seguiamo le ruole, i sparti traffico, le grandi rotonde e tutti gli angoli che sono fioriti nella città. Sono 51 siti che curiamo ormai da 8 anni in termini completamente diversi e prendiamo spunto dalle migliori stanze europee.